Ma in Europa ci capiterà spesso questo tipo di atteggiamento tattico degli avversari, ma abbiamo provato anche noi a prenderli alti e quando riesce a saltare le prime pressioni loro vanno in difficoltà. Devo dire che noi siamo stati bravi a prepararla perché in alcune occasioni abbiamo allungato cercando qualche giocata meno corta del solito e questo li ha messi in difficoltà e da lì è venuto anche il gol. Berardi deve continuare così perché ha dimostrato di poter trascinare la squadra, si è preso determinate responsabilità in questi anni e quest'anno è partito veramente con il piede giusto. Per di più poi la squadra ha fatto veramente una grande prestazione da blocco unico sia nella fase difensiva che offensiva. Mi sono piaciuti come atteggiamento, è normale che nel secondo tempo avrei voluto un pochino più di cattiveria sotto porta perché siamo stati bravi ad arrivarci, meno determinati nell'andare a fare gol. Ma direi di facile non c'è nulla e anche questa partita sapevamo che non era, per noi era abbastanza complicata perché loro è la prima volta che perdono quest'anno, loro sono riduci da due partite in campionato, le hanno vinte tutte e due, sono a punteggio pieno, sono iniziato prima di noi, per cui sapevamo tutte le difficoltà. Direi complimenti alla squadra perché ha espresso un buon gioco, ancora una volta si è visto comunque il lavoro di Francesco perché tante volte quando si è un po' più in difficoltà fisica si cerca appunto di esprimere il gioco migliore appunto attraverso le azioni che vengono ripetute durante la settimana costantemente, per cui buona la prima e andiamo avanti così perché quello che è l'obiettivo nostro è cercare di fare bene anche nel proseguo delle altre prossime gare. Oh, va bene, oggi la partita credo che sia messa subito bene e siamo riusciti a fare quello che ci ha chiesto il mister, e è andato bene, siamo ancora nella fase di preparazione perché il campionato deve ancora iniziare, quindi speriamo di farci trovare pronto quando inizia. E subito siamo entrati in partita anche mentalmente, quindi credo che sia questo quello che ci ha aiutato tantissimo. Ah, siamo tutti contenti, diciamo, l'andata era un po' più difficile, però oggi abbiamo giocato bene, abbiamo preparato bene questa partita. Adesso faremo come sempre, ci alleniamo e domani vediamo lo sorteggio e prepariamo bene anche quella partita. Sì, diciamo che di là ho cercato di fare gol ma non sono riuscito neanche oggi, ma va bene anche l'assist e anche la vittoria di oggi che è più importante. No, non potevo fare due, tre stasera, vabbè, l'importante è la vittoria, adesso è peccato, uno sono metto scivolato, l'altro è stato bravo il portiere, e ne tengo altri per il prossimo turno. Sì, diciamo che il sogno continua e noi ci siamo ancora godendo questo momento, e qualsiasi squadra ci daranno, noi cerchiamo di fare il nostro meglio per poter raggiungere i gironi. L'obiettivo dobbiamo ancora raggiungere perché ci manca un'altra partita, quindi dobbiamo mettere i piedi per terra e guardare avanti e pensare subito alla prossima. Siamo andati a fare la prima partita con grandissimi punti interrogativi perché non sapevamo la condizione, non avevamo mai affrontato un turno preliminare di Coppa, perché non avevamo conoscenza e per noi è stato un po' come andare a fare un salto nel buio, l'abbiamo superato alla grande. Ah, io penso che anche questo sia un grandissimo risultato, per cui ringraziamo proprio i nostri tifosi, il pubblico anche di Reggio Emilia, che sempre ci sostiene sempre di più, e anche stasera abbiamo visto veramente una grande cornice. Come dicevi giustamente, siamo al 4 di agosto, per cui molta gente è già in vacanza, ma bello, bello spettacolo e ci siamo divertiti veramente.